Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 27 marzo, è San Ruperto ed è la giornata mondiale del teatro, creata a Vienna nel 1961 durante il nono congresso mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi Kivimä a nome del centro finlandese. Ogni anno una personalità del mondo del teatro o un'altra figura conosciuta per le sue qualità di cuore e di spirito è invitata a condividere le proprie riflessioni sul tema del teatro e della pace tra i popoli. Questo che viene chiamato il messaggio internazionale è tradotto in diverse lingue ed è poi letto davanti a decine di migliaia di spettatori prima della rappresentazione della sera nei teatri del mondo intero, stampato nelle centinaia di quotidiani e diffuso da radio e televisioni su 5 continenti. Jean Cocteau fu l'autore del primo messaggio internazionale nel 1962. Il teatro riunisce e la giornata mondiale del teatro è la celebrazione di questa volontà. Un'opportunità per gli artisti della scena di condividere con il pubblico una certa visione della loro arte e il modo con cui quest'arte può contribuire alla comprensione e alla pace tra i popoli.